si chiama Largo Chiurlia, ma in realtà il passaggio è stretto, Tino. Il passaggio è stretto e, come ci ha segnalato Piero, anche molto pericoloso. È un passaggio più che per i pedoni, anche un pedone si può fare male. Però soprattutto però, per i disabili. Per i disabili. Perché, guarda, Tino, è invitato a salire da lì perché c'è lo scivolo, uno sale con la carrozzina, per esempio, con il bastone. Allora, la persona che era accompagnata, io stavo davanti qua, la persona è in... hai visto la verità? Quando il fatto c'è vai. Quando il fatto è vero. Allora, è arrivato qua. È arrivato dove? Di sopra, se ne stava andando. Di faccia a te. Se non stavo io che la prendevo, io ho avvisato 5-6 volte ai vigili urbani, sono venuti, hanno segnalato le reclamazioni. Le fotografie le fanno, abbiamo fatto le fotografie. E poi qua. Niente. E sono semi che sta ancora da sé. Ma evidentemente sono dei lavori fatti su questa cabina. Ma tu lasci così. Tu mi fai maruino di sabca, tu da pagare per sé. Non è normale. No, al cosenziale. Non a stretto questo manuale che non ti passa. Ma ci ha fatto game, ma si aspetta l'autobus che fa scendere le persone, non possiamo passare. Cioè, fa delle cose, allargate via Main e ha stringuto Costo Manuel, che Costo Manuel deve essere una strada bella, più ariosa. Mo, è a Fosa, Costo Manuel. Ariosa da Fosa, il passo è breve. Sì. Tu hai i vigili che stanno in servizio qua, glielo andiamo a dire di nuovo. Andiamo, dai, vieni. Agente, può venire un attimo, per favore? Maresciallo, chiedo scusa, non volevo. Il signor Piero voleva fare una segnalazione. Possiamo fare di nuovo la segnalazione? Facciamo, falla. Che lì c'è il passaggio dei disabili che io ho avvisato 6 mesi fa ai colleghi, tutti che mi vengono a vedere, dicono sempre che hanno segnalato. Praticamente ci sono le chianche rovinate. Un disabile che stava accadendo con la sedia, se non mi trovavo io per dei lavori che non sono stati completati, che è pericoloso, non per noi, a parte che per noi ancora cioè, lo vede di qua, guardi. Sì, cioè, volendo possiamo, se vuole diciamo al sindaco, mettiamo noi dei soldini, facciamo una cosa, avete un euro per uno? Un euro per uno ce l'avete? Allora, aspi, Pierino, non a lei, al collega, 2 giorni fa, probabilmente i colleghi l'hanno segnalato, è il problema che poi è morta la segnalazione. Là è una cosa importante, là parliamo di disabili. Ce l'hai un euro, facci una colletta. Poi sicuramente l'IVOP poi deve mandare. Grazie. Un euro per rifare le chianche lì. Posso avere da lei un euro per fare le chianche lì? Cade, un euro, ce l'ha un euro per. Ma un euro a chi che sono la camane a bar. No, per sistemare. Grazie, maresciallo, grazie, veramente grazie. Hai visto? Ha fatto le fotografie e sta segnalando, Tino. Hai visto? E sta segnalando. Ma i guai è che i vigili urbani fanno il loro lavoro. No, il loro lavoro, i vigili urbani lo fanno sempre, lo segnalano in continuazione. Quindi, maresciallo, abbiamo fatto la segnalazione. Parliamo di quelle mattonelle mancanti, siccome il passaggio è molto stretto. Adesso segnalazione operativa e poi. Sì, gli dico se è possibile di farmi grazie, le maresciallo, grazie. Niente, ci saluti il comandante. Grazie. Segnalazione. Quando, hai finito, allora, quando devo... avete finito Vabbè. Le foto, a chiocche e a fare l'album. Tino, capito? La situazione è questa, sempre questa, non cambia mai. Ma sono piccoli problemi che si potrebbero risolvere con poco, è vero. Vabbè. Comunque, se facciamo un appello alla polizia locale, qua, veramente, come ha detto Piero, se mettete insieme tutte le foto, ci fate l'album delle figurine, noi ben volentieri. 6 mesi, va bene? Beh, per ora è quasi tutto. Ciao Tino, ciao. Cosa? No, sono già stati spesi. Intervento preventivo, Tino. Non abbiamo fatto in tempo a tornare a Bari Vecchia che ci sono giunte queste fotografie. L'amministrazione, per conto della polizia locale, ha inviato prontamente una transenna per delimitare l'area di pericolo con il nastro bianco e rosso. Adesso speriamo che quella transenna non faccia la fine delle tantissime transenne abbandonate per la città di Bari, a segnalare guasti, a segnalare pericoli che
fatti bene, Filippo. Ma Filippo sta bene, sono contento per Filippo.